Il rock rompe con lo schema. Il rock fa piangere la mamma. Il rock è schizzare. Il rock è una situazione intelligente, violenta e attiva. Chiantos 4 terza. 1, 2, 6, 9. Apriamo con il mensile Rockstar, con un articolo dal titolo La mia banda suona il rock, una nuova inchiesta sui gruppi italiani emergenti. L'avete ballato tutti quest'estate, rock and roll, Robo, Alberto Camerini. Il rock cos'è? Il rock cos'è? Il rock cos'è? Cercherò di dirlo in tre parole. Il rock da Elvis oggi ha seguito. Il rock cos'è? Il rock italiano è soprattutto italiano. Non è quindi né inglese né americano. Per esempio. We'll be right back.
vedere. Compagni stellopei, uno sforzo ancora delle sale da ballo, un po' più che di merda. Un'opinione pubblica un poco meno stupida delle sale da ballo, un po' più che di merda. Voglio rifugiarmi sotto il patto di Varsavia, voglio piano quinquennale la stabilità. Live in Mosca, live in Budapest, live in Varsavia, live in Sofia, live in Praga, live in Panko. I Crisma! I Crisma, ovvero Cristina e Maurizio in Black Silk, Stakin e Lola. I Crisma! Crisma in Black Silk, Stakin. A feeling when she's waking in the morning. Black silk stocking, black silk stocking. Put your hand inside it and she'll tell you what to find it. Black silk stocking, black silk stocking. And when she is not talking, be sure she wants some rocking. Black silk stocking, black silk stocking. If you're not interrupting, you're best to keep on walking. Black silk stocking, black silk stocking. You think she's going to leave you, but she's only one to see you in her black silk stocking, black silk stocking. Discori, notizie. Nei prossimi giorni verranno immessi sul mercato italiano i primi esemplari di Compact Disc, i dischi a lettura laser. Ma quali sono le caratteristiche e quali i vantaggi di questo nuovo sistema? Lo chiediamo all'ingegner Giacomelli. Ecco, ingegnere, a lei la parola. Compact Disc è un sistema costituito da un disco e da un lettore. Il disco, di soli 12 cm di diametro, è inciso su un solo lato ed ha una durata di un'ora. E de novo. Nel posto più sinistro di Roma, l'ex mattatoio a testaccio, rassegna di teatro, cinema, musica punk. Pochissimi spettatori perplessi assistono al meeting internazionale delle bande giovanili, dall'allusivo titolo I Love You, Fuck You. Ma queste bande di ragazzi travestiti da galli cedroni sono più dentro la musica, la rivoluzione o dentro il caos? We'll be right back.
un cantautore, una promessa, una realtà del rock italiano. Questo lungo corridoio è l'anticamera dell'Italian Records, il punto d'incontro per chi ha uno strumento, un'idea, un obiettivo e vuole far parte del mondo del rock. Qui punk, new wave, reggae e rock demenziale si incontrano e si conoscono. Signore e signori, Gas Nevada! Io penso che gli Schianto siano il meglio che voi possiate trovare. Infatti, pur essendo un gruppo di cialtroni, non hanno assolutamente nessun problema ad ammetterlo. Così come non hanno nessun problema ad ammettere che non sanno suonare. In effetti oggi non è quello che conta il sapere suonare. Quello che conta oggi è il feeling, il sentimento. E gli Schianto di sentimento ne hanno a pacchi. Quindi non c'entra saper suonare o non saper suonare, sono vecchie classificazioni. Gli Schianto sono decisamente il peggio che voi possiate trovare. Una birra, fumo, musica e dopo tu. Soltanto questo muro non ha freddo qui, qui. A Berlino che giorno è? A Berlino che giorno è? A Berlino che giorno è? Se poi la nebbia entra anche dai vetri. A Berlino non penso mai. Sì, si può vivere, non sogno mai. A Berlino che giorno è? Guardo le strade e non so che giorno è. Il nuovo rock è anche al femminile. Un esempio? Candeggina Gang. Un complesso di quattro giovanissime che cantano testi impertinenti, portano la minigonna e organizzano blitz musicali. Questa volta si sono impadronite addirittura di un negozio di strumenti e suonano in vetrina. I De Novo, eccoli qua. Hey yo, hey yo.
difetto molto strano, se mi sento un po' di male, ormai da troppo tempo, questo stato di indecenza, no, no, non mi additate così, non so se in fondo è una novità. Non so più comunicare, non so proprio come fare, e ci vedo poco chiaro, prova a leggermi la mano, no, no, non mi additate così, non so se in fondo è necessità. Nel tracciato underground del rock bolognese, cantine, cunicoli, magazzini, dove provano e maturano i nuovi complessi. I Reds, una banda punk di Modena. I condannati a morte, qui ci sorridono dai camion neri, stagionati a lungo, portati contro vento, i nostri dubbi li salgono, ritornano decisi, riecheggiano. Con Rock Italia, la rassegna organizzata da L'Orecchiocchio alla ricerca di nuove espressioni musicali italiane ed inaugurata ieri in video con gli Underground Life. Il gruppo che vi presento quest'oggi viene da Firenze e nel 1982 ha vinto la seconda edizione del Festival Rock Italiano. Viaggiava veloce e noi uomini noi vinceremo, sarà quella sfera nelle nostre mani, noi conquisteremo la luna, noi conquisteremo la luna, noi conquisteremo la luna. Sei quasi come cieco, guarda le visioni, non lo stai vivendo. Mi piace,
piacciono le sbarbine. Mi piacciono le sbarbine. Allora, sino a poco tempo fa, parlando di musica stupida e demenziale, chiaramente non si faceva certo un complimento al musicista, mentre da un paio di anni è diventata una definizione di nuovo rock, che trova dei rappresentanti anche qui in Italia. Abbiamo qui con noi gli Schiantos. Dicono che voi lanciate anche degli oggetti sul pubblico, una cosa mi sembra piuttosto strana. Cosa non è vero. Guarda, non è vero niente, poi la stampa. Insomma, la verdura invece che buttarla ve la mangiate, proprio. Sì, noi ce la mangiamo sempre. Prima volta ti fa tremare. Sei tu, sei tu, sei tu chi può darti di più. Sei tu, sei tu, sei tu chi può darti di più. La terza volta ti fa pensare. La quarta volta stai a guardare. Sei tu, sei tu, sei tu chi può darti di più. Sei tu, sei tu, sei tu chi può darti di più. L'eterno presente che capire non sai. L'ultima volta non arriva mai. L'ultima volta non arriva mai, in questo presente che capire non sai. Sei tu, sei tu, sei tu chi può darti di più.